Something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah. Until the morning light, ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Dobbiamo fare mezzo giro fino al traguardo e poi un giro intero, quindi in giro e mezzo. Voi dovete fare 300 metri. Probably shouldn't take off down this road, 'cause I just met you. There's something in the air tonight. Tomorrow morning's gonna come too early, so I'd hate to lose this moment. Facciamo il quarto, no? Sarebbe il quarto giro all'arrivo. Poi c'è due giri interi, all'ultimo giro vi suono la campanella.
primi tre li hai individuati. Come ti chiami? Matteo. Dillo un po'. Matteo. Matteo c'è. Mi chiamo Lorenzo. Bravo Lorenzo, te? Alessandro. Bravissimi ragazzi. Partire tutti insieme, maschi e femmine, perché più vanno avanti e meno voglia di lavorare, ragazzi, non vi spiace, ma sì. Quindi più vanno avanti e meno soldi. Quindi io direi di gareggiare tranquillamente tutti insieme. No! No! Guarda che le femmine c'è tutto da guadagnare. Perché se fregate il maschio, quello l'avete fregato. Perché mai è il maschio che fa la figura dell'osso. Però le premiazioni, ci sono per le prime tre femmine e per i primi tre maschi. Quindi le femmine... Ah, già che lui aveva paura che fregava la coppa alla femmina. Capito? Quindi c'è le prime tre femmine e i primi tre maschi. Ok? She'll make a mind up just to change it. The kind of girl that keeps you waiting. Waiting around. She likes to get her toes done bright red. She's always reapplying her lipstick. The money riverbank, she's the first in and the last down. She's got something I can't figure out. Everybody's talking about. She got the blue jeans hanging out tight. And everybody wants on a Saturday night. She got the mood ring. She never almeno un primo piano, come ti chiami? Orlando. Orlando, bravissimo Orlando. Ho visto che hai fatto un allungo favoloso. Non è la prima gara che fai. Si vede che sei un periodo. Da quant'è che pure? Che fai ste garette? Bravissimo, si vede. Lorenzo, ti ho visto molto bene nel finale. Bravo, c'hai un bel fisico. Allora, sotto il tuo fisico, continua a sorridere. Come è andato, Lore? Bene. T'ho visto molto bene, specialmente nel finale. Non credevo, guarda, bravissimo. Figure out where your heart is, so twist it up. Have you spending every weekend, every penny you've been keeping, just to figure out what she's thinking, when you're thinking it's love. Cause she got the blue jeans painted on tight, that everybody wants on a Saturday night. She got the mood ring, she never the same. The sudden one minute, then she pour down rain. And she'll do whatever she wants. So when she moves, every jaw on the drum. And I'm today, but I don't want to stop. Ragazzi, un applauso! 11. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Ma ecco il primo. Ehi ragazzi, bravo. Bravo. Un applauso ancora a tutti i capi spano, Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. 3, 2, 1, via! Oh,
Ed è partita la Cucurana, la gara podistica di solidarietà che è giunta alla 12ª edizione. Ad organizzarla dal 2006 è l'ACLI di Cucurano, che anche quest'anno pensa alle persone meno fortunate. Infatti il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto. Caterina, allora ci siamo anche quest'anno, ricordiamo però innanzitutto che questa quella che è diventata una gara, no? Però è nata tanti anni fa in memoria di tuo fratello, è stata tanto voluta questa iniziativa proprio per ricordarlo, nonostante lui era anche un socio dell'ACLI, però mi raccontavi che era partita come una, no, una gara, quindi insomma una corsa amatoriale, era semplicemente un simbolo, no? L'inizio. Giusto, sì, infatti diciamo che è nata come soprattutto come un ricordo e come un memoria non competitiva, un gesto per ricordare comunque mio fratello che ha dato la vita per soccorrere un incidente stradale purtroppo. È nata la corsa non competitiva prima e ogni anno c'erano sempre più comunque partecipazioni e felici comunque di questa gente che venivano per fare questa corsa in onore suo, e ogni anno abbiamo migliorato diciamo la corsa e di bambini, ragazzi, adulti, addirittura competitiva. Sì, è passata non competitiva, sempre ricordando comunque il memoria Giuseppe Borrai, e ogni anno comunque c'è sempre, ripeto, più partecipanti. Quest'anno c'è anche Piobico per fare la polenta, per fare in modo che comunque anche i ragazzi, i genitori dei ragazzi che hanno partecipato alla corsa possono fermarsi a prendere la polenta e comunque passare la giornata, diciamo, finire la giornata così in compagnia. Quest'anno correrai anche tu? Sì, quest'anno corro anch'io, non faccio la competitiva perché dai, sono un pochino meno allenata, però mi fa piacere. Comunque ho fatto 3 maratone, 3 con le marathon, e quindi è il mio ricordo. Sì, ho iniziato a correre per mio fratello, è stato comunque una passione che mi ha trasmesso lui, perché lui era uno sportivo, giocava a calcio, correva. È nato tutto questo grazie a lui, come sempre grazie a lui. E sicuramente ci starà guardando, ne sono convinta. Grazie. Vicino a me, è il mio angelo. Assolutamente. Grazie e buona competizione allora, anche se non agonistica nel tuo caso. Ciao. Assessore, anche tu oggi, Caterina, dovrai camminare, quindi non corri. Sì, c'è questa bella usanza che alle gare podistiche c'è sempre un momento dedicato alla camminata, quindi oltre a tutto l'impegno insomma, delle gare professionali ci sono anche questi momenti anche per le persone del quartiere che vogliono raggrupparsi e camminare per una camminata benessere. Questa è una bella organizzazione che ha coinvolto tante associazioni del quartiere con momenti di apertura delle associazioni sportive, quindi è un vero piacere, un momento di festa per tutta la realtà di Cucurano. Allora, buona giornata e ti vedremo perché partirete fra pochissimi minuti. Esatto, siamo agli sgoccioli, vedo tutti i ragazzi che si stanno preparando e ci vediamo alle premiazioni dopo. E c'è anche uno spazio, un'area dedicata alle attività didattiche, anche il museo del Balì Michelangelo è presente. Che cosa fate fare ai ragazzi? Proviamo a farli correre veloce come Bolt, che ha fatto il record del mondo nei 100 metri. Qui abbiamo a disposizione 12 metri e beh, è un po' difficile riuscire a battere Bolt, per questo abbiamo messo anche la velocità pari alla metà della velocità di Bolt. Che è fattibile in questo caso. Che è fattibile, esatto, sì. Che cosa scelgono più che altro i bambini? Allora vogliono confrontarsi con Bolt, certo. Però immagino che insomma ancora non abbiamo trovato nessuno che riesca a battere il record, quindi quello di Bolt. Esattamente. Buon divertimento. Grazie. Buon proseguimento. Grazie. 3, 2, 1, ciao. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly. You fit me, tell me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan.
E quando si parla di iniziative sportive, ovviamente anche l'Avison non manca mai, ragazzi, sempre pronti, volontariato in prima linea. Anche perché lo sport ben si concilia con la donazione del sangue, che è sicuramente un gesto che noi promuoviamo proprio perché aiuta le persone e soprattutto chi ne ha più bisogno. E proprio in questa occasione ci tengo anche a fare un annuncio, che è quello del 4 ottobre, che è la giornata mondiale della donazione, in cui ci vogliamo anche estendere a quelli che sono gli artisti, quindi ai fotografi, la giornata per i fotografi, il Donor Day, quindi invitiamo tutti coloro che hanno piacere di fare delle foto anche a effettuare un altro gesto bello come la donazione del sangue. Devo dire che l'Avis in realtà si mette sempre più in gioco, crea sempre tantissime iniziative, ho visto adesso anche quella dei musicisti, quella di coloro insomma che sono tatuati. Quindi cerchiamo insomma lavorate di la donazione del sangue riguarda tutti, quindi artisti e non si ferma mai. E non si ferma mai, soprattutto anche perché l'emergenza del sangue è continua, quindi diventa anche necessario trovare nuove iniziative per la promozione della donazione stessa. Quindi grazie tanto a voi che insomma ci siete sempre. Grazie Alberto, grazie a tutti i volontari dell'Avis, grazie. Ciao. Grazie a voi, ciao. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Francesco, allora vediamo in questo momento gli adulti correre, ma in realtà il pomeriggio è partito intorno alle ore 15 perché abbiamo visto correre, divertirsi soprattutto anche i bambini. Esatto, quest'anno la manifestazione dei bambini è riuscita benissimo perché abbiamo fatto un numero elevatissimo di bimbi delle elementari, siamo arrivati a 160 bambini competitivi che si sono anche divertiti, penso. Io lo stesso, elementari, maschi, femmine, tutte le classi, dalla prima alla quinta. Esatto, li abbiamo divisi dalla prima alla quinta, maschi e femmine, perché erano tantissimi e quindi è giusto, li abbiamo fatti correre proprio divisi per sessi. E tutti premiati, questo ci tengo a dirlo. Poi i ragazzi successivamente, quale fascia di età? Da 11 a 17 anni, il percorso io avevo detto inizialmente che era 1,8 km, invece era un pochino di più, 2,2 km, però hanno tenuto botta. E invece gli adulti, quanti sono stati gli iscritti quest'anno? Gli adulti sono stati circa 170 competitivi più un'ottantina di non competitivi, ancora i numeri precisi me li devono comunicare e comunque è riuscita molto bene. Ricordiamo comunque un evento in memoria di Giuseppe. Esatto, questo è un evento in memoria di Giuseppe Burrai a cui è intitolato anche il Circolo Acli e ho messo anche la maglietta per l'occasione. Ecco, poi dobbiamo dire anche che quest'anno, come dicevo in apertura, pensate, così come il precedente, come il 2016, pensate alle persone meno fortunate perché devolverete tutti i soldi dell'iniziativa, compresi quelli delle iscrizioni. Esatto, tutto l'incasso sarà devoluto alle popolazioni del terremoto come abbiamo fatto lo scorso anno, ancora non abbiamo quantificato la quota, però a fine serata avremo conoscenza della cifra. Oltre alla corsa comunque ci sono state anche delle camminate, delle passeggiate, mentre i bambini fra l'altro continuano a divertirsi con le attività didattiche. Sì, ci sono state delle varie attività didattiche, abbiamo messo i gonfiabili e gli adulti che non volevano correre hanno fatto una bella passeggiata, anche se gli ultimi stanno forse prendendo qualche goccia di pioggia. Va bene, va bene. E poi dopo allora ci rivediamo per le premiazioni. Esatto, ci vediamo più tardi. Grazie. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Giovanni Luigi, presidente del Club dei Brutti, club che oggi si occupa di preparare chili e chili di polenta. Questo è il nostro polentone alla carbonara, sagra nazionale da noi ormai, sagra nazionale del polentone alla carbonara, è nella nostra tradizione, quindi all'interno del Club dei Brutti c'è questo gruppo di carbonai del Nerone. E ricordiamo di Piobbico. Di Piobbico, è chiaramente, il Club dei Brutti ormai si sa che ecco, c'ha questo marchio Piobbico, chiaramente. Conosciuto in tutta Italia. In tutta Italia, vorrei dire anche in tutto il mondo. Ah, sì, ormai insomma vi state espandendo. Sì. Quanti chili ne state preparando? Insomma, oggi vedete che siete al lavoro ormai da qualche ora. Abbiamo preparato all'incirca 226 chili, sulle 280-300 porzioni più o meno. E ancora c'è tanto lavoro perché vedo che c'è una fila lunghissima. Sì, c'è una fila, c'è rimasto ancora un caldaio da togliere dal fuoco e siamo in pochi oggi, se no io mi occupo, loro mi prendono in giro perché io mi occupo solo delle public relations, invece oggi devo lavorare sodo. Abbiamo visto anche perché abbiamo avuto difficoltà a trovare un momento insomma libero, allora ti lasciamo proseguire con il tuo lavoro. Grazie, io adesso un secondo ti volevo consegnare
il nostro, diciamo, il nostro premio di appartenenza. Adesso la tessera dei brutti non te la faccio perché ancora mi sembra un po' presto. Ok, ma... sei troppo carina. Questa è la paranza del club dei brutti. Fantastica. E che mettono sempre i carbonari quando vanno a fare il polentone. Te la metto come una medaglia. Grazie, prego. Ah, ecco qua. Così la prossima volta vengo direttamente a cucinare la polenta con voi. Guardate. Ale. Grazie, grazie mille. Prego, grazie a voi, ciao a tutti. Porque, 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 te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Padre dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Silvia, anche quest'anno la Caritas parrocchiale si è adoperata per organizzare una pesca di beneficenza. Sì, la pesca di beneficenza è ormai una tappa immancabile della festa del Crocefisso. Ringraziamo infatti tutte le persone che gentilmente hanno donato oggetti da poter appunto vincere nella pesca di beneficenza. Vi aspettiamo numerosi anche domenica 8 settembre, 8 ottobre per la festa del Crocefisso. Devo dire che comunque sono tantissimi gli oggetti, e vanno dai peluche a oggettistica varia, vini, vestiti, di tutto, di più. Sì, la pesca offre qualsiasi tipo di dono, dai bambini ai più grandi, infatti... se non fosse per la generosità delle attività che ci donano tanti premi, non potremmo essere qui a darle a voi. Buon lavoro. Grazie. È una cosa che la Banca di Credito Cooperativo di Fano continuerà a sostenere. Quindi ringrazio anche il nostro Leo per tutto quello che fa. Francesco, allora un grande successo anche quest'anno, eh? Tantissimi iscritti, tanto divertimento ed ora siamo proprio nel corso di una bella merenda. Sì, mentre si stanno degustando la polenta e gli altri prodotti per il ristoro, in questa fase di conclusione della Cucuran posso dire che sommato tutto le cose sono andate bene. E mi fa piacere che anche te, Simona, dica questo. È una soddisfazione per noi aver potuto portare avanti questa iniziativa. E ricordo che le podistiche erano ben tre, un po' per tutte le fasce di età, e la più importante era la conclusiva, il settimo memorial Giuseppe Burai, che è un nostro socio del Circolo Acli, per naturalmente scomparso. Posso dire due parole su come è andata l'iniziativa? Abbiamo pensato quest'anno di dedicarla soprattutto a certi temi che sono rivolti sia alla famiglia ma anche all'ambiente sportivo, come ad esempio l'alimentazione biologica, dove sia i piccoli atleti che i grandi hanno potuto pregustare i prodotti a chilometri zero, quindi niente dolci, tutti prodotti, quindi pane con marmellate del territorio ad esempio. E così anche è stato per i premi tutti biologici certificati, abbiamo tolto tutto il resto e abbiamo preferito dare questo taglio più sano allo sport e anche all'iniziativa, ecco. Andiamo a far merenda anche a noi, andiamo insieme, grazie. Francesca, proprio te che sei presidente dell'ACLI, insomma chiedo per quanto riguarda Giuseppe, no? Tanti anni che ormai questo circolo è stato intitolato a lui ed era un vostro socio, quindi un ricordo che riemerge ogni anno e ogni volta che si svolge questa manifestazione. Sì, esatto, Giuseppe era un ragazzo che frequentava il circolo ed era ben voluto da tutti e quindi con molto piacere ogni anno siamo felici di ricordarlo con manifestazioni come questa o anche l'intitolazione proprio del circolo, perché lo meritava e lo merita la sua famiglia, quindi siamo contenti di farlo. E devo dire che siete davvero tantissimi, perché c'è una bella organizzazione dietro. Sì, 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 c'è una collaborazione del consiglio, dei soci, dei ragazzi, cerchiamo di integrare tutti. Anche perché è più facile, anche più bello, quindi sì, sì. No, ci vediamo il prossimo anno, la 13ª edizione. Sì, certo, vi aspettiamo, grazie.
Presidente, anche quest'anno sul palco, perché la BCC ha premiato i vostri soci. Sì, insieme a tanti altri, perché poi la BCC è espressione di questo territorio come banca, ma ho visto è da piacere avere tanti altri che condividono, no, e comunque lavorano per questa iniziativa. Sicuramente è un'iniziativa che sta crescendo come partecipanti, e quindi sicuramente poi anche abbinare lo sport con l'alimentazione, come abbiamo fatto qui, sicuramente è una cosa importante. Grazie Presidente, la BCC sempre, sempre presente, insomma, sempre vicino a queste iniziative. Grazie e buona serata. E se alla Cucuran si mangia bene, sano, genuino, sicuramente grazie anche alla cooperativa Giro Lomoni, sempre presente. Abbiamo visto anche adesso qualche premio che conteneva proprio i vostri prodotti. Certo, noi partecipiamo a questa manifestazione, siamo molto contenti perché crediamo che una sana alimentazione sia importante per la crescita, e quindi questo abbinamento con lo sport è particolarmente adatto. Quindi auguri agli organizzatori perché possono continuare a organizzare questa manifestazione, soprattutto perché danno l'opportunità ad una vasta presenza di atleti di poter utilizzare prodotti biologici, che sono prodotti sicuramente di qualità. Un connubio perfetto, grazie Francesco e grazie anche alla cooperativa Giro Lomoni. Grazie a voi. E sono insieme al vincitore di questa Cucurana, Fabio, un oro assolutamente meritatissimo. Ma è la prima volta che partecipi a questa manifestazione? Sì, è la prima volta che vengo. Ero intenzionato un paio d'anni fa a venire, dopo per un discorso di concomitanza di gare non sono riuscito a venire e avevo piacere di farla. Comunque sono stato anche bravo e fortunato che comunque sono riuscito a vincere, diciamo. Il tempo quant'è? Tempo 34:51, che mi soddisfa per la condizione in cui sono adesso e va bene. Potresti fare ancora meglio? Diciamo che al massimo della condizione 50 secondi, un minuto potrei riuscire a toglierle. Di dove sei? Io sono di un paesino in provincia di Rimini che si chiama Corpolò, è un paesino di pochissimi abitanti e sono venuto assieme a un mio amico che è quello che ha vinto la categoria dei 55 anni. Allora perché no, magari ci rivediamo il prossimo anno sempre qui a Cucurano. Sì, è possibile, sabato scorso ero a Fano, veniamo ogni tanto a fare le gare qua nel Pesarese, quindi se la condizione lo permette continueremo a venire. In bocca al lupo per tutto, grazie mille Fabio. Prego, grazie a voi. E con 38 minuti e 44 secondi, Valeria, anche per te l'oro tutto femminile. Sì, è inaspettato perché non pensavo arrivasse il personale proprio oggi, dato che mi ero allenata questa mattina e quindi sono arrivata abbastanza tranquilla, meno agitata del solito in gara, quindi evidentemente è servito. Insomma, 10 minuti, scusami, 10 km vale in 38 minuti è davvero un ottimo tempo. Ecco. Abbiamo visto adesso anche le premiazioni, prodotti tutti biologici, da come ho capito. Sono i premi più apprezzati, quello sempre. Sempre insomma quelli più graditi. Prossimi obiettivi, progetti? Allora, oggi era un test per vedere se reggevo effettivamente i chilometri, quindi ho aumentato il chilometraggio proprio questa settimana. Io mi auguro di tornare dalla mezza in su, dalla mezza alla maratona, però servono le basi, quindi il 10.000 è un passaggio fondamentale, speriamo, porti fortuna. E dove sei tu? Pesaro. Vabbè, quindi insomma sicuramente parteciperai ad altre iniziative del territorio. Assolutamente, sì. Bene, allora un in bocca al lupo anche a te, buona fortuna per il lupo. Grazie.